Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo anno con un nuovo video. Questo video sarà il primo video di una nuova serie che inizieremo presto su questo canale, ovvero in cui andremo a memorizzare cose. Che qual è la differenza di quello che facciamo di solito? Beh, te lo spiego adesso. Nei video precedenti su questo canale abbiamo memorizzato cose come codice Morse, linguaggio dei segni, codice nato, quindi vari codici o cose che possono essere complicate da memorizzare, come ad esempio le province delle regioni d'Italia, che per qualcuno possono essere complicate, o la tavola periodica e così via. In questa serie invece, che inizieremo da questo primo episodio, parleremo più che altro di farsi una cultura in generale. Ovvero la mia intenzione è quella di andare a memorizzare insieme una serie di informazioni che possono farti una cultura, in modo che tu possa andare in giro ed espellere saggezza e cultura da tutti i pori. Con il video di oggi inizieremo dai pianeti nani del Sistema Solare. Il Sistema Solare dei pianeti, e fino a qui lo sappiamo tutti. Non tutti sanno l'ordine dei pianeti del Sistema Solare, e questo è già un primo step di difficoltà. Ma molti meno sanno dell'esistenza dei pianeti nani. Plutone, che ancora oggi viene chiamato pianeta da qualcuno, in realtà non è un pianeta, ma è un pianeta nano. E non è il solo pianeta nano del nostro sistema solare. Ma nel video di oggi andremo a memorizzare tutti i pianeti nani del nostro sistema solare, in modo che la prossima volta che si parlerà di questo argomento tu potrai dire: beh, pianeti nani, ovvio che li conosco i pianeti nani, so anche l'ordine. Bene, beh, partiamo da una parentesi. I pianeti nani attualmente classificati nel nostro sistema solare sono 9, e sono Cerere, Orco, Plutone, Haumea, Quaoar, penso di pronunci così, Makemake, Gongong, Eris e Sedna. È Makemake e non Makemake perché è un nome di un, cioè un nome hawaiano, ok? Quindi non si pronuncia Makemake ma Makemake. Questo è l'ordine che hanno i pianeti nani tra di loro, ma c'è da sapere una cosa, ovvero che Cerere sta tra Marte e Giove, mentre da Orco, Plutone in poi sono tutti dopo i nostri pianeti del Sistema Solare. Partiamo da una piccola definizione però. Che cos'è un pianeta nano? Beh, un pianeta nano è un pianeta con una massa molto ridotta che potrebbe anche non avere una forma sferica. Hanno una gravità molto bassa e una serie di criteri da rispettare che non sono andato a vedere nel dettaglio. Se vuoi avere più informazioni sui pianeti nani, ti lascio un link qua sotto e te le puoi andare a vedere. Ma noi per il momento, in questo video, ci concentriamo sul memorizzare l'ordine. Ma com'è che lo memorizziamo? Come sempre in questo canale, non è che andiamo a leggere e ripetere, cioè noi potremmo star lì, prendere l'elenco e leggerlo. Ok, Cerere, Orco, Plutone... Sì, potremmo farlo, sarebbe un video molto noioso. E dopo averlo memorizzato, fra un'ora potresti anche averlo già dimenticato. No, noi utilizzeremo una strategia migliore. Partiremo da una tecnica di memoria base, la più semplice che esista, ma già molto molto efficace, ovvero la storia, la storiella. Creeremo una storia in cui andremo a collegare tutti questi pianeti nani. E fidati che se vai così te lo ricordi. Perché? Ho già spiegato in tanti altri video su questo canale il motivo per cui le immagini funzionano. Noi ricordiamo bene quando vediamo un'immagine, quando sentiamo un'emozione, abbiamo l'amigdala che ci permette di ricordare meglio e tante altre cose. Non sto a ridirle in questo video, casomai ti lascio un link qua sopra se vuoi andare a vedere un video in cui lo spiego meglio. Ma concentriamoci sul video di oggi. Se tu mi seguirai in questa storia che sto per raccontarti, alla fine saprai i pianeti del Sistema Solare, i pianeti nani del Sistema Solare. Primo step, andiamo a cercare un'immagine per ogni pianeta, ma non un'immagine del pianeta in sé, che sì, magari vedo queste immagini ma poi non so che quel pianeta si chiama così, ma un'immagine che ci ricordi il suono del pianeta. Partiamo da Cerere. Cosa ci ricorda la parola Cerere? In inglese Cerere si pronuncia Ceres, quindi per me è molto più facile immaginarmi la birra, quella Ceres, Cerere. Io prendo quella come immagine. Poi abbiamo Orco. Orco, potremmo prendere la senape oppure un orco. Poi abbiamo Plutone, un'immagine per Plutone, quindi qualcosa che ci ricorda il suono Plutone. Pluto, il canale Topolino, ad esempio. Haumea, ecco, questo è un po' più complesso. Haumea, che immagine potremmo prendere per Haumea? Per questo creeremo un'immagine strana. Andremo a scomporre la parola in due sottoparole che possiamo riconoscere, che ci possono essere facili da ricordare. Tipo Haumea. Io prendo Hau, che mi ricorda il suono Au, quindi il lupo che ulula la luna.
Mea mi ricorda il suono tipo miau, mea. Quindi cosa faccio? Prendo un lupo che prima urla e fa auuu, ma poi in realtà scopre che è un gatto, quindi ti guarda e fa mea. Quindi è auuu, mea, au mea. Ok? È un'immagine assurda, strana, ma proprio per questo la ricordiamo. Al momento stiamo solo creando le immagini delle singole parole, eh? Poi le andremo a collegare. Quawar, quindi quawar, se si pronuncia così, potrei sbagliare. Però facciamo quawar. Qua, mi viene in mente il suono qua dell'anatra. Oar mi ricorda il suono tipo oarg, no? Quello che fanno tipo i leoni, ok? O il suono onomatopeico, oarg. Quindi anche qui un'anatra che fa qua e poi in realtà è un leone, oarg. Quindi qua, oarg. Make make? Make make mi ricorda incredibilmente il suono di un Pokémon. Se no potremmo prendere i maki, ok? I maki, quelli del sushi. Maki impanati, prendi i maki. Gong gong. Un gong gigante che suoniamo due volte. Gong, 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 gong. Eris mi ricorda Eros, quindi tipo uno bello. Ehi, qui sogni del futuro prossimo. Sì, lo so. Eros non c'entra niente con la bellezza. È il dio dell'amore, è il puto quello con le ali, mezzo nudo, che tira le frecce con l'arco, fa innamorare le persone. Ho sbagliato. Vi prego, non fatemi fare il video. Sedna, Sedano. Ora che abbiamo scelto le immagini per tutti i pianeti nani, li andiamo a collegare tra di loro in una storia. Quindi abbiamo il nostro primo pianeta, che è il pianeta Cerere. Quindi la birra Ceres abbiamo scelto. Puoi anche prendere Cesare per dire. Cioè, queste immagini che sto scegliendo io non sono le immagini giuste, sono le immagini che per me sono più funzionali. Tu probabilmente sceglieresti delle immagini diverse e va bene, puoi farlo. Quindi partiamo dallo spazio, perché sono i pianeti nani, e quindi vedi Cesare o la birra Ceres. Guarda, posso fare anche un esempio, posso immaginare anche Giulio Cesare con la birra Ceres in mano, che la beve così e galleggia nello spazio con la birra in mano. Quindi è Cesare, Cerere. Poi abbiamo Orco. Come facciamo? Lui è lì che vola nello spazio, vola, solo che dentro la lattina si rompe, c'è un rumore e c'è qualcuno nascosto dentro la lattina. Ti avvicini per sentire, dentro la lattina c'è nascosto un orco, okay? Che si dibatte, spacca la lattina, viene fuori, gigantesco. Quindi dalla lattina viene fuori un orco. Vedi com'è fatto questo orco, tipo se è quello del Signore degli Anelli o che aspetto ha. Quindi abbiamo prima c'era, Ceres, quindi Cerere, che si rompe e dentro c'era l'orco. Poi abbiamo Plutone, quindi Plutone abbiamo scelto il cagnolino Pluto. Quindi questo orco ha in braccio, tipo il suo fedele cane, che è Pluto, il cane del topolino. Quindi lì che sbava, gli sbava tutto sul braccio, fa lo carezza, quindi anche la coda la punta, perché appunta non so, coda punta. E quindi abbiamo l'orco che in mano ha Pluto, quindi Plutone. Dopodiché abbiamo Haumea. Come facciamo a ricordare Haumea? Abbiamo detto Haumea. Quindi l'orco sta carezzando Pluto, importante collegarlo all'ultima immagine, quindi non all'orco ma a Pluto. Pluto che però si arrabbia e vedi che diventa un lupo, in realtà è un lupo, quindi si gira, ulula alla luna, fa au. Solo che siccome lui ulula, però gli pesti un po' la zampa, si gira e fa mea, perché in realtà è tipo un gatto, un lupo gatto, questa immagine è strana. E quindi prima è tutto fiero, ulula au. Poi però mi schiaccia la zampa, mi fa il suono tipo fa mea. Quindi au mea, au mea. Dopodiché abbiamo il pianeta Quaoar, giusto? Quindi, pianeta nano, scusa. Abbiamo il nostro lupo che fa mea, ok? E dopo aver fatto mea, fa mea, e gli si strozza qualcosa in gola e po, sputa fuori chi? Una piccola anatra che fa qua, poi gli era incastrata in gola, vedi proprio che gli viene fuori la spunta, va qua. Ma questa anatra è molto inferocita, infatti si gira e fa un ringhio, tipo ringhia come un leone, ruggisce come un leone, fa rah! Quindi è qua o ar. Make, il nostro Maki doppio, perché sono due, ok? E quindi siccome ti spaventa questa anatra, questa qua che fa cosa fai? Gli dai il Maki doppio impanato, metti due Maki intorno, gli prendi, glielo dai da mangiare, così la distrai e lei inizia a mangiucchiarsi tutto il Maki. Tu nel frattempo scappi. Quindi abbiamo Make.
Dopodiché abbiamo Gong Gong. Quindi apri questo Maki e cos'è che trovi dentro? Un enorme gong. Solo che ci vai anche a sbattere magari coi denti mentre stai cercando di mangiarlo, che ton, ti fa gong sui denti, ti fa malissimo anche sui denti. Ah, che male. Quindi due volte, perché è gong, gong. E ovviamente chi è che c'è vicino al gong? Beh, c'è Eros, che è lì, che tira le frecce al gong, no? Cerca di centrarlo, cerca di colpirlo verso il centro. Ultimo pianeta nano, abbiamo Setna. E quindi c'è Eros, cos'è che ha in mano, e rosicchia un sedano. Tipo Bugs Bunny con la carota, così. Mangia il sedano. Bene, proviamo a rivedere se abbiamo la storia. Quindi, prova a seguirmi. Siamo all'inizio, siamo nello spazio. Chi è che, che vola nello spazio? C'è Cesare, giusto? Con la Ceres. Che quindi sta per il pianeta Cerere. Cerere, che però dentro una lattina, chi è che c'era? Un orco. E l'orco che spacca e viene fuori, che sta per il pianeta Orco. L'orco prova un fedele cagnolino con sé, che era il cagnolino Pluto, giusto? Che sta per il pianeta Plutone. E dopo averlo carezzato, però in realtà Pluto è un lupo, perché fa che suono? Fa il suono au! Però siccome gli pesti la zampa, dopo fa miau. Quindi è au mea mie, miea, quindi au mea. Dopo aver fatto questo suono, cosa gli succede? C'è qualcosa in gola, sputa fuori, pa! Chi è che butta fuori? Un'anatra, giusto? Che quindi fa il suono armato peco, qua. Che però in realtà è inferocita e dopo ruggisce, quindi fa roar. Quindi è qua, roar, giusto? Quindi è quaoar. Quaoar, cosa gli succede a quaoar? Quindi fa qua, fa il suono, ruggisce. Tu sei spaventato, cos'è che gli dai? Gli dai in bocca i Maki, doppio, che lui mangia. Quindi i due Maki, che sta per Macche, quindi è Macche, Macche. Lo mangia e dentro il Maki trova che cosa? Trova un gong, in cui sbatte sui denti, quindi è gong, gong. Ma chi è che c'è vicino piccolino che si riflette sul gong? È Eros, che sta quindi per il pianeta Eris. Ma Eros, il suo segreto della bellezza, cos'è che sgranocchia? Il sedano, che sta per il pianeta Nano, Senna. Complimenti per essere arrivato fino a qui. Ora sai tutti i pianeti nani del sistema solare. Forse alcuni punti della storia ti sono più chiari, alcuni meno. Cerca di trovare la tua immagine. Se qualche passaggio ti è poco forte, ad esempio non mi ricordo bene che dopo Quawar c'è Make Make, perché non mi viene in mente che c'è il Maki proprio, ok, aggiungi un dettaglio in più. Potresti sentire la sensazione di tenere i Maki in mano, sentire l'odore dei Maki, provare a metterci qualcosa di strano, tipo ficchi proprio dentro la gola e gli esplode la testa, poverino all'anatra. E qualcosa, anche se puoi metterci anche sangue, oppure divertimento, la cosa ti rimane di più, ok? Se invece il problema è, io Maki non, da Maki non mi viene in mente Make, cerca l'immagine più giusta per te. Per me una certa immagine funziona, per te, a te potrebbe servire un'immagine diversa. La cosa vantaggiosa adesso è che non solo sai l'ordine, ma li sai anche in ordine casuale. Non è come ripetere e basta, perché se io ti chiedo dimmi qual è il pianeta dopo il pianeta Make Make, tu cosa fai? Ripensi a Make, cos'era? Erano i Maki, giusto? C'erano i Maki, dentro i Maki c'era il Gong, quindi è il pianeta Gong Gong. Qual è il pianeta precedente invece? Pianeta precedente, i Maki venivano dati a chi? All'anatra, che fa qua, e Roar, quindi è Quaorar. Ok? Se io ti chiedo qual è il pianeta successivo al pianeta Pluto, tu pensi Pluto, lo accarezzi e diventa che cosa? Un lupo, quindi era il pianeta Au, poi fa miau, quindi Aumea. Benissimo, ora sei pronto per andare in giro e sfoggiare tutta la tua saggezza. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e se ti va iscriviti al canale, perché iscriverti al canale ci aiuta oltre che a supportarci, ma aiuta te a vedere altri video come questo che usciranno in futuro. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video.